In collaborazione con Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Val di Fiemme, Val Sugana, Ponte di Legno, Tonale, Funivie Folgarida e Marilleva. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Sportdoor.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi ed invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed alcune TV internazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive anche sul sito Sportdoor.tv, ora anche con i vostri digital device, telefonino, personal computer, con l'applicazione Sportdoor.tv sulle smart TV di ultima generazione, su tutti i più importanti social media, YouTube, Dailymotion e Facebook. In questa puntata siamo venuti nella bellissima Trento, la capitale della provincia autonoma di Trento e del Trentino, per parlare di golf con la manifestazione cittadina in City Golf, seconda edizione qui da Trento. Anima e organizzatore dell'InCity Golf è Kurt Anrather, direttore generale di Kurtest Event, una società specializzata nella gestione e organizzazione di eventi sportivi. I nostri amici telespettatori lo conoscono grazie all'Epic Tour, una delle più gare più belle dello sci alpinismo, grazie al triathlon di Caldaro. L'InCity Golf nasce, Kurt, da un sogno di mezza estate, come si suol dire. Una notte d'estate nel 2009 hai sognato di portare il golf in città, un sogno che si è realizzato nel corso degli anni. Sei andato sulle più belle città d'Europa e ora per la seconda volta a Trento. Una grande soddisfazione, un bellissimo evento per la tua organizzazione, per il golf, per la bellezza di Trento. Ma io posso ringraziare solo Trento per darmi l'opportunità di venire qui e fare l'InCity Golf, perché è una città bellissima, tanta bella gente, c'è veramente tanta accoglienza. Trento si presta veramente molto molto bene, ci sono dei sgorci, dei passaggi, hanno un castello mozzafiato, il Trento sotterraneo oppure il teatro sociale, ma veramente sono delle cose che vogliamo raccontare Trento in un contesto un po' diverso, giocando a golf, facendo delle cose che non sono mai state fatte, dove scriviamo anche storia, come quest'anno giocando a golf sulla via romana nel Trento sotterraneo, una via di 2000 anni. Chi mai ha giocato lì golf? Nessuno, ma noi lo facciamo e questa è la cosa bella. Trento Underground nella via romana, una via del primo secolo avanti Cristo, quindi insomma una città tutta da scoprire, una provincia da scoprire, quindi per noi la cosa più importante è che si parli bene della provincia autonoma di Trento e del comune di Trento e che molta gente venga a conoscerci. E soprattutto una città dove si vive bene, nelle classifiche fatte dai vari analisti, siete una città al top della qualità di vita dell'Italia e questo vi fa onore. Sicuramente noi crediamo in un'amministrazione seria, corretta e che lavora per l'interesse dei cittadini. Sicuramente i bilanci della provincia autonoma hanno consentito grande sviluppo e l'impegno che ora noi abbiamo è quello di riconsentire alla nostra popolazione di vivere bene, con un'alta qualità e nella massima correttezza. Trento è capitale dello sport e gli sport sono veramente tutti, non manca nulla. A Trento c'è una concentrazione di grandi eventi dedicati allo sport. Se pensiamo al Festival dello Sport, ma anche a tutti gli eventi sportivi legati alla bicicletta, dalla leggendaria Charlie Gaula alla Moserissima, insomma tantissimi eventi. È per questo che Trento avvicina tanto il mondo delle associazioni sportive, sa costruire un team di volontari e collaboratori che anno dopo anno sanno organizzare molto bene e questo poi fa la differenza sul messaggio che si vuole dare all'esterno. Trento attrae non solo coloro che partecipano a questi grandi eventi sportivi,
ma anche un gran numero di accompagnatori e dei passionati. E questa vetrina con i grandi sport riesce poi a catalizzare tanti turisti che arrivano anche in momenti diversi dell'anno. E come faccio un esempio, il mercatino di Natale di Trento, che sarà il grande evento che inizierà il 23 di novembre. So now you're here again knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your grey. See, I finally opened up my eyes. Dottor Rossini, il Trentino sempre più capitale dello sport, paradiso della montagna, degli sport outdoor, ora anche il verde del golf grazie alle vostre bellissime montagne. Un grande evento è il golf in città. Sì, ormai c'è questa tendenza anche di portare degli sport che sono più presenti nelle nostre vallate, nei vari luoghi, anche nelle città, magari per stimolare chi già non è appassionato. E quindi abbiamo visto addirittura nelle stagioni invernali portare, no, le piste da sci nordico nelle grandi città del nord Europa. In questo caso portiamo il golf qui nel salotto di Trento. Abbiamo tante persone, il clima ci ha dato una mano, tanti ragazzi che hanno voglia appunto di provare a prendere il ferro in mano e provare a fare buca, come si dice, no? E quindi tutto questo credo stimoli ulteriormente le persone a fare movimento, a tenersi in forma, e tutto questo non può che essere positivo. 80 milioni di giocatori al golf al mondo, 30.000 bellissimi club esclusivi, uno sport sempre più in tendenza. Nel 2022 l'Italia ospiterà la Ryder Cup, che è l'evento clou al mondo dopo le Olimpiadi e il calcio, una grande opportunità per Trento e il Trentino. Sì, è uno sport in crescita, è uno sport che si sta diffondendo sempre di più, dicevo, anche tra i ragazzi, e quindi il Trentino non può mancare con i suoi campi. Abbiamo fatto degli investimenti in questi anni, quindi abbiamo un bellissimo 18 buche in Val di Non, molti altri campi dalla Varrendena alla Valsugana, Folgaria, quindi insomma un movimento che sta crescendo anche qui. Vedremo nei prossimi anni se saremo in grado di ulteriormente irrobustirlo dal punto di vista proprio degli investimenti infrastrutturali, ma intanto godiamoci questa bellissima giornata. Giornata di sole e poi un abbinamento sport e cultura, perché le 18 buche nel cuore di Trento fanno scoprire le bellezze della città con i suoi tesori, i suoi musei, i suoi palazzi, i suoi castelli, e anche una buca sotterranea con una buca romanica. Sì, è una città bellissima, ormai ci stiamo abituando a vedere lo sport nella città di Trento e attorno alla città di Trento, e fai bene a non dimenticare la bellezza di questo centro storico, la bellezza di questi monumenti che meritano proprio una visita di giornata o magari anche una visita per più giorni. Poi una gastronomia italiana ma alpina, e tutto questo ha fatto di Trento negli anni anche la città dei festival. 130 appuntamenti, i grandi campioni dello sport si ritrovano qui a Trento per delle giornate davvero speciali. Tante belle occasioni, tante opportunità che fanno sì che in Trentino e a Trento sia premiata ogni anno la città più vivibile d'Italia, più bella in cui stare. Questa è una grande motivazione, un grande motivo d'orgoglio per voi. Senza dubbio, la provincia più sportiva d'Italia nella città che dimostra un'alta qualità di vita. La nostra azienda è nata oltre 100 anni fa, nel 1907, siete il leader nel mercato dei piumini in vera piuma d'oca. Siete di Bolzano ma vendete in tutta Italia e in Europa, una grande azienda, complimenti e parte di questa importante iniziativa. Sì, noi diciamo giustamente più di 100 anni, come diceva, siamo un'azienda storica, vendiamo su tutto il territorio nazionale, abbiamo circa 500 rivenditori autorizzati, diciamo dall'Alto Adige fino in Sicilia. È un prodotto che ormai dalla garanzia, 10 anni di garanzia diamo sul prodotto, è un prodotto che comunque uno tiene tantissimi anni e ha delle notti felici, ecco. Il City Golf è una grande opportunità, dottoressa Formentini, per promuovere il proprio brand. Ogni partner dell'iniziativa ha una propria buca, voi avete la 2, un grande evento.
Molto bello questo evento nella città di Trento. I nostri studi sono presenti sia a Bolzano che a Trento, a Milano, a Brescia. Devo dire che Trento si offre molto bene per il nostro metodo, perché siamo legati all'attività motoria. Quindi le persone che si recano presso i nostri studi medici hanno il desiderio di ritrovare soprattutto la salute, il benessere, e quindi chi come una manifestazione come questo può dimostrare che si può comunque mantenersi in perfetta forma avendo un'alimentazione sana, senza privazioni e facendo una corretta attività motoria. Grande opportunità questa in City Golf per i tanti partner che ti accompagnano in questa avventura. Ogni buca è nominata per uno sponsor che può promuovere, che può farsi vedere, può fare conoscere il proprio prodotto. È proprio questo il bello, perché da una parte promuoviamo la città, da una parte promuoviamo il golf, e qui in questo contesto ci sono questi sponsor che si possono inserire in mezzo in uno scenografico veramente unico e fare della promozione in un posto, in un contesto dove normale non lo puoi fare. E questa è la bellezza di questo progetto, ma anche qui i giocatori sono di alta classe, di veramente un bellissimo livello di giocatori, perché tutti sponsor hanno la possibilità di invitare i loro ospiti e li invitano logicamente dei loro top client per venire a fare questa manifestazione. E qui usufruisce la città di avere persone e gente di alto livello all'interno della città, che poi vanno in dei bei hotel, mangiano, bevono, si divertono e lasciano anche dei soldi in città. Non solo portano via qualcosa, ma portano via una bella esperienza, questo è anche fondamentale. Bellissima giornata qui a Trento per la seconda edizione dell'In City Golf, il golf in città nella bellissima Trento. Ora, cari amici telespettatori, c'è la pubblicità, ma non toccate il telecomando, perché lo spettacolo di In City Golf qui da Trento ritorna subito dopo l'interruzione pubblicitaria. A tra poco, non toccate il telecomando. Salice, fatti di sport. sportoutdoorviaggi.it. L'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. Riscopri il tuo ritmo naturale ad ogni respiro. La bellezza ti circonda e l'energia si libera. Cammina e pedala sui sentieri piemontesi. Le montagne, i laghi e le colline del Piemonte ti aspettano. In collaborazione con Val di Fiemme, Val Sugana, Ponte di Legno, Tonale, Funivie Folgarida e Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena.